Dottor Di Iorio, campagna vaccinale a Torre del Greco, a che punto siamo con la vaccinazione degli over 80? Siamo a un buon punto per la vaccinazione. I numeri esatti non li abbiamo perché non facciamo noi le prenotazioni degli over 80, vengono direttamente dal sistema informatico, ma penso che nel giro di 7-8 giorni dovremmo poter finire la vaccinazione degli over 80. Per quanto riguarda invece la fascia degli over 70, sono iniziate le prenotazioni, sono già anche iniziate le vaccinazioni? Noi stiamo facendo gli over 80 la mattina, di pomeriggio stiamo vaccinando prima le forze dell'ordine, la polizia, la guardia di finanza, poi i docenti, sempre col vaccino AstraZeneca. Quando avremo finito anche con le ultime che ci stanno arrivando, vigili del fuoco, capitaneria di porto e docenti, quando finiamo, secondo me si tratta di 5-6 giorni, potremo cominciare di pomeriggio sempre con l'AstraZeneca, però con gli over 70. In questi giorni sta prendendo sempre di più piede la problematica relativa ai pazienti fragili e ai medici di famiglia. La normativa vuole che siano i medici di base, d'altronde è la logica che l'ho detta, a dire se un paziente è fragile, perché esiste una tabella precisa che codifica le patologie per cui si viene definito paziente fragile. Non è che lo decide il medico, lo decide la tabella delle patologie. Gli stop ad AstraZeneca degli scorsi giorni come hanno influito sulla campagna vaccinale? Hanno rallentato in qualche modo? È stato un disastro non so voluto da chi, comunque un disastro, perché il 50% dei docenti non sono venuti a vaccinarsi, terrorizzati da favole e fandoni dettate non so da chi. Alla Giovanni Paolo II, dove si sta vaccinando il personale scolastico, molte persone non hanno potuto effettuare il vaccino anche per allergie o intolleranze. Il problema dell'allergia o del pericolo di uno shock anafilattico riguarda tutti i vaccini. Per cui noi diciamo tutti si devono vaccinare se aderiscono, chiaramente, perché la vaccinazione non è obbligatoria. Però se un paziente soffre minimamente di una patologia allergica importante, deve essere vaccinato in ambiente protetto, cioè dove ci sia un anestesista e una rianimazione, cioè in ospedale. Tutti i vaccini somministrati, c'è stato qualche disagio a Torre del Greco, qualche effetto collaterale? Almeno qua da che abbiamo cominciato nessun tipo di effetto collaterale, nessun disagio, fortunatamente, speriamo mai. Ad oggi Torre del Greco su quante dosi quotidiane può contare? Noi qua nel nostro centro attualmente copriamo circa 200 dosi giornaliere. Poi dipende, se qualche giorno vengono meno insegnanti, allora possiamo scendere pure a 150. Questo è il nostro range attuale. Se poi contiamo con gli aiuti che ci darà l'azienda a mettere un'altra postazione per un'altra poltrona, possiamo arrivare anche a 250. E invece, se vogliamo parlare, ovviamente sempre con delle probabilità, sui tempi di vaccinazione che più o meno ci si aspetta? Guardi, il numero di over 60, over 70, over 50 è enorme. Pensa che a Torre del Greco ci stanno da vaccinare 70.000 persone.